Sandra Ghisleri, buongiorno, ben trovata. Vedo pronte anche Alessandra Ghisleri e Simona Bonafè. Le saluto entrambi. Tra l'altro, scusa Alessandra, ma Draghi secondo te ha meno consenso che in passato? È un po' sceso nel consenso? Leggermente sceso, diciamo che la questione del Green Pass gli ha tolto una parte di quello che era l'indice di fiducia. Ma non ha la perdita comunque è passato. Lui era intorno al 57% nei primi tempi di oggi ottobre, Diamanti insomma. Parla di 70% addirittura. Ma sono scale diverse, però l'importante è capire il movimento. In discesa, quindi adesso noi ce l'abbiamo intorno al 54% come scala di valore e comunque è molto amato. E parlando di Quirinale oppure Palazzo Chigi, il 51,4% degli italiani lo desidera come continuum sul governo, mentre solo intorno al 13,5% è diventare nuovo Presidente della Repubblica. Okay. E tutti gli altri non hanno un'idea, perché noi sappiamo sempre che all'interno di quelle che sono le risposte sul Quirinale, poi gli eletti sono sempre personaggi sconosciuti al grande pubblico, all'opinione pubblica, perché ricordiamo tutti i presidenti del passato. Beh sì, delle grandi sorprese, in effetti è vero, grandi sorprese. Erano sempre delle grandi sorprese, nonostante in giorni primi si parlasse sempre di grandi nomi noti e conosciuti. Vabbè, non tutti, ad esempio Ciampi era già stato presidente del Consiglio. Però gli altri, Pertini, sì. Mattarella stesso, io lo conoscevo per la legge, no? Però, perché noi lavoravamo sulla legge elettorale, però il grande pubblico poco lo conosceva. È vero. Sì, questo è verissimo. Allora,